all'epoca lavoravo a Libero, il direttore era Vittorio Feltri. Feltri mi convocò nel suo ufficio e mi disse: guarda, c'è una pratica molto importante che desidero affidarti. Abbiamo l'opportunità di pubblicare un articolo di Oriana Fallaci, per noi in termini di prestigio e anche di vendite, è un'occasione unica, tu fai in modo che l'articolo arrivi in edicola seguendolo in ogni sua fase di lavorazione. Io chiedo a Feltri: ma come mai non dovrebbe arrivare in edicola? No, tu guarda, non ti preoccupare, chiamala, vedrai che la Fallaci ha un carattere particolare, poi dopo farò per conoscervi. Io appena Feltri mi dà il telefono di New York della Fallaci, io la chiamo immediatamente e la prima telefonata, il primo approccio è questo. Pronto, signore Fallaci, sono Alessandro Gnocchi di Libero, come sta? Un minuto di silenzio, male o il cancro? E questo fu il primo approccio. Questo per dire che la Fallaci era famosa per il suo caratteraccio e la fama, a mio avviso, era anche meritata, perché era davvero ruvida, era aggressiva, era insoddisfatta, non era mai contenta. La rabbia era contenta, la rabbia e l'orgoglio infatti è un grandissimo titolo proprio perché riflette in pieno anche il suo carattere, almeno per come l'ho conosciuta io ovviamente. La Fallaci era una perfezionista assoluta e questa spiega la grande qualità della sua scrittura. Correggeva, ricorreggeva, alla fine leggeva a voce alta, se non era convinta del risultato si ricominciava da capo, da zero, e continuava a lavorare fino all'ultimo minuto disponibile prima di andare in stampa. Noi lavoravamo prevalentemente al telefono, queste infinite sedute telefoniche alla fine mi rivelarono delle altre qualità della Fallaci che io ritengo umanamente straordinarie. Cioè, lei soffriva molto, ma non si sarebbe mai concessa di arrendersi al dolore fisico o anche alla stanchezza morale, nel senso che era talmente presa e guidata da una passione inestinguibile che non avrebbe mai accettato di ritirarsi, fare un passo indietro, non concludere una cosa che aveva iniziato. Era il periodo della forza della ragione e in quel momento aveva abbandonato il suo romanzo familiare bellissimo, uscito poi postumo, che è già stato ricordato, Un cappello pieno di ciliegie, e si era dedicata invece con tutte le sue energie alla famosa trilogia che inizia il 29 settembre 2001 con la pubblicazione sul Corriere della Sera della Rabbia e l'Orgoglio. Questo articolo poi è diventato un volume e secondo me ha dato vita all'unica discussione, dibattito, polemica di portata nazionale su temi che oggi sono, diciamo, al centro dell'attenzione: il fondamentalismo islamico, l'immigrazione di massa, il difficile rapporto dell'Islam con i valori occidentali, l'antiamericanismo ideologico, l'antisemitismo che rinasce, la crisi dell'identità culturale europea e anche e soprattutto il pericolo di perdere il valore che lei amava sopra ogni altro e che anche noi amiamo sopra ogni altro, che è appunto la libertà che solo la società aperta ci può garantire. Naturalmente la Fallaci è stata anche tantissime altre cose. Io ho parlato di questo periodo perché è il periodo in cui l'ho conosciuta. È stata una narratrice, un narratore, credo che lei volesse essere definita, di razza, se sono stati già ricordati alcuni capolavori, e è stato un genio assoluto del giornalismo italiano, peraltro l'unica a ottenere un successo enorme anche all'estero. Io credo che la Fallaci ci spinga la lettura della Fallaci ci spinga a svegliarci e ad amare la libertà che in Italia è stata costruita faticosamente generazione dopo generazione, guerra dopo guerra e tragedia dopo tragedia, e quindi mi sembra particolarmente importante che le istituzioni riconoscano il suo ruolo di grande italiano.